Legno alluminio o alluminio legno? Questo dubbio, prima o poi, ti assalirà. Vediamolo subito nel video di oggi. Ciao, sono Edoardo. Benvenuto o benvenuta su Window Blog. Per chi non è un esperto, non è spesso facile comprendere. Spesso, nella fase di scelta di un serramento, ti troverai di fronte ad un mare di informazioni. Legno alluminio o alluminio legno? Sembra un gioco di parole, il gioco delle tre carte. Le parole sono le stesse, ma invertite. Occhio però, che il risultato è differente. Dividiamo l'argomento in tre parti, ti sarà più facile comprendere. Quindi, finestra in legno alluminio, finestra in alluminio legno. Come scegliere? Con l'aiuto della formula magica. Una finestra in legno alluminio è essenzialmente una finestra in legno, con un rivestimento protettivo esterno in alluminio. Il materiale predominante è quindi il legno. Il legno ha il compito di isolare e abbellire, mentre l'alluminio ha lo scopo di proteggere il serramento dal degrado causato dagli agenti atmosferici. Troverai ulteriori approfondimenti nel video dedicato che ho già pubblicato. Una finestra in alluminio legno è invece una finestra in alluminio con un rivestimento interno in legno. Il materiale predominante è quindi l'alluminio. La parte in alluminio può essere di due tipi. Alluminio senza taglio termico, detto anche profilo freddo. Si tratta di un serramento realizzato con profilo estruso in alluminio, senza nessun taglio termico, ovvero senza nessuna interruzione fra lato esterno e lato interno del serramento. Non presenta quindi nessun isolamento, se non quello proprio dell'alluminio. Probabilmente saprai che l'alluminio è un pessimo isolante. Alluminio con taglio termico, chiamato anche profilo caldo. Il profilo del serramento è composto in questo caso da due parti di alluminio, un'interna e un'esterna, unite fra loro mediante un materiale plastico isolante. Generalmente si usa il poliamide. Questo sistema migliora notevolmente il grado di isolamento, riducendo il passaggio di calore freddo fra la parte esterna e la parte interna del serramento. Se lo desideri, puoi condividere questo video con chi conosci. Potrebbe essergli utile. Come valutare? Per confrontare due sistemi, potrei fare riferimento a tre variabili: estetica, isolamento, costo. L'occhio vuole la sua parte, lo saprai benissimo, ma l'occhio è diverso da una persona all'altra. Ti consiglio di visionare tutti e due i sistemi, analizzandoli nei dettagli, per trovare quello che più si avvicina ai tuoi gusti, quello che ti piace veramente. Per confrontare il grado di isolamento di due finestre uguali per forme e dimensioni, ma con sistemi costruttivi diversi, ti basterà usare la formula magica, ovvero la trasmittanza termica. Puoi scoprire cos'è la trasmittanza termica di un serramento guardando uno dei video precedenti. Ti lascio il link qui sotto o qui sopra. Non farti ingannare da tecnicismi, quali ad esempio il numero di guarnizioni, lo spessore complessivo del serramento, il tipo di vetro. Una volta scelto il serramento che più ti piace, confrontato il grado di isolamento, potrai valutare quindi anche il prezzo. Potrai scegliere il serramento che a parità di isolamento ti costa di meno. Spero tu abbia ora le idee un po' più chiare. Potrai sempre però lasciare un tuo commento o fare una richiesta, ma anche segnalarmi quale argomento ti piacerebbe venisse approfondito nei prossimi video. Per questo ti consiglio di iscriverti subito al canale YouTube se ancora non l'hai fatto, o mettere mi piace sulla pagina Facebook. Ti aspetto nel prossimo video. A presto!